Allora, buonasera a tutti, grazie ai presenti di essere intervenuti, grazie ai cittadini di essere presenti. Oggi è una giornata speciale per la nostra comunità, è una giornata a cui noi intendiamo dare il giusto risalto. Abbiamo con noi Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Paolo Benotto, il nostro arcivescovo, quindi la massima autorità religiosa provinciale, che appunto è venuto in consiglio comunale ad ascoltarci e a parlarci, se lo vorrà, perché nella sua visita pastorale, che in questo caso riguarda un vicariato all'interno del quale la parrocchia di Calcinaia è collocata insieme alle parrocchie di Vico Pisano, Vientina, Vuti e Pontedera, quindi noi siamo ben felici di accoglierlo, di farci ascoltare e di ascoltare da lui quanto un buon pastore vorrà dirci e vorrà ascoltare. Quindi noi siamo senz'altro, io interpreto senz'altro il pensiero della comunità calcinaiola, delle autorità, tutte le autorità laiche, civili e militari. Saluto anche il maresciallo Campana, che ha accolto il mio invito perché fosse presente qui, tutti i parroci, Don Edoardo che è ospite da noi ormai, nostro amico, Don Pietro che accompagna Don Aldo, Don Roberto Fontana, parroco di Calcinaia. Io credo di interpretare appunto il sentire comune di tutti i nostri concittadini, sia praticanti la religione cattolica, sia i non praticanti, sia i cosiddetti laici, perché io credo giusto, doveroso e opportuno incontrare la massima autorità religiosa provinciale, anche poi per i legami di stima e di collaborazione che si sono instaurati tra l'amministrazione comunale di Calcinaia, e in particolare con me, e il nostro arcivescovo. Ecco, salutando Monsignor Benotto, io le voglio chiedere, arcivescovo, se intende prima dire qualcosa a lei oppure posso passare la parola. Lo dica lei. No, io non ho stabilito niente, aspettavo la sua decisione. No, se volete un saluto. Ecco, allora. Allora do la parola a Monsignor Giovanni Paolo Benotto. Prego. Grazie di questa opportunità che mi viene offerta. Come diceva il sindaco, io sto facendo in questo momento, in questi mesi, la visita pastorale in queste zone del Lungomonte e poi Pontedera. È un modo attraverso il quale il vescovo doverosamente si mette in contatto con tutte, cerca perlomeno di mettersi in contatto con tutte le varie realtà che sono sul territorio. Ovviamente è prima di tutto rivolta alla realtà ecclesiale, questo è fuori di dubbio, perché il compito mio è di essere vescovo della comunità cristiana. Però nella relazione che necessariamente si sviluppa con tutto il territorio, credo sia importante anche poter incontrare chi è chiamato ad amministrare, a gestire, a guidare il bene comune. Il primo motivo perché ho chiesto di poter incontrare gli amministratori anche del comune di Calcinaia, come degli altri. Ho incontrato consigli comunali del Colline Pisane, della Versilia, della Val di Serchio, quindi
ormai ho fatto un po', non dico una collezione, ma ho sotto gli occhi un'immagine abbastanza ampia della situazione anche socio-politica, economica del territorio che comprende che è compreso nella diocesi di Pisa. Una prima cosa che mi preme sottolineare è dare la giusta importanza a un servizio che è quello al bene comune, che oggi viene abbastanza regolarmente bistrattato. Cioè c'è un clima sociale, non sto a giudicare o a dire le colpe, le responsabilità, però mi rendo conto che c'è un clima sociale, culturale, che invece di aiutare chi è chiamato a amministrare, a gestire la cosa pubblica, spesso si trova in realtà messo sotto tiro, tenuto sotto tiro, al di là delle normali manifestazioni di pensieri diversi, che sono anche poi una ricchezza per il vivere comune. Là dove ci fosse un pensiero unico sarebbe un gran disastro, perché saremmo nella dittatura. Nella democrazia il pensiero si scambia, le opinioni si dicono, e certamente se una cosa è bella, buona in se stessa, ha capacità anche di diffondersi. Per cui dire agli amministratori: guardate, non è facile il vostro compito, ma c'è la necessità di, anzi, più si è sotto osservazione, tanto più bisogna alzare il tono, il valore di ciò che mettiamo in atto, credo sia il modo per andare anche contro tendenza e invertire invece questo stile abbastanza deprimente e abbastanza, direi, difficile da gestire e da digerire, che è quello invece di azzerare o di minimizzare il tutto. Quindi un incoraggiamento. Molto semplicemente. Da un altro punto di vista, ed è un secondo motivo, come Chiesa siamo nella disponibilità, per quanto è possibile, a collaborare. Lo accennava poco fa il Sindaco. Sì, perché il bene comune interessa a tutti, e questa ricerca del bene comune è sicuramente la cosa più importante che dobbiamo mettere in agenda del nostro impegno per le persone, per la società, per le famiglie. Bene comune che anche qui ha bisogno forse di essere riapprofondito, partendo, e come cittadini lo possiamo tutti affermare, soprattutto dalla Costituzione. Io ho avuto un'esperienza, piccolissima ve la racconto, di un incontro fatto con le classi quinte del liceo scientifico di Forte dei Marmi, dove abbiamo discusso, ragionato sulla Costituzione della Repubblica Italiana. Dice: un vescovo si occupa di Costituzione. Beh, un cittadino che è anche vescovo si occupa di Costituzione, ma si occupa di tante altre cose. Guai se un cittadino non si occupasse o non conoscesse la Costituzione che regola fondamentalmente tutta la vita di una nazione e di una società. E ho fatto vedere, perché credo una cosa non conosciuta, in un dialogo, è questo, con un costituzionalista, quindi fatto culturale. Il comune di Forte dei Marmi ha prestato il salone della Villa Bertelli, perché le nostre scuole spesso non hanno un ambiente abbastanza ampio per ospitare un buon gruppo di persone, per motivi di sicurezza, ovviamente. E in questo grande salone, con un professore di diritto costituzionale della nostra università, abbiamo ragionato, provocando un'immensità di domande e di interventi da parte dei giovani, che sono molto interessati a queste cose, se sappiamo interessarli. E ho mostrato come molti articoli
soprattutto dei primi articoli della Costituzione, hanno delle espressioni che si ritrovano pari pari nei documenti del Vaticano II, cioè nella Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. Faccio presente che la Costituzione della Repubblica Italiana è nata parecchi anni prima del Concilio Vaticano II, cosa che ha meravigliato tutti. Come? La Chiesa ha detto queste cose, sì. E condividiamo allora tutta una serie di realtà fondanti, quali sono quelle della persona, del valore e della dignità della persona umana, quali sono quelle della famiglia, quali sono quelle di una società che tende veramente a realizzare il bene comune. Ecco, in fondo la mia presenza vuole essere un modo per dire su certi versanti c'è bisogno oggi più di sempre di cammini condivisi, con le diversità delle idee, dove ci sia anche la possibilità del confronto. Poi nella democrazia ovviamente vanno avanti anche i numeri delle maggioranze. Non sempre ciò che è maggioranza è la pienezza è capace di esprimere la pienezza dei valori che sono in gioco, però questa è la regola del vivere comune. Nello stesso tempo però presentare i valori alti è un modo per dire alla nostra società non possiamo e non dobbiamo appiattirci al minimo, ma dobbiamo tendere in alto, perché se ci appiattiamo al minimo, alla fine non interessiamo più nessuno. E il mondo dei giovani, in modo tutto speciale, si può interessare anche di nuovo e può interessarsi di politica, di bene comune, se siamo capaci di presentare, di offrire obiettivi alti. Perché gli obiettivi da poco prezzo non interessano nessuno. Credo che questo è una lezione che dobbiamo tutti imparare proprio per realizzare quel bene comune che ci sta a cuore. Ecco, questo è un po' il messaggio che mi piaceva mettervi davanti, indirizzarvi, per dire la mia visita non è un venirvi a insegnare niente, ognuno c'ha il suo mestiere e faccia il suo mestiere, però in una relazione, in un incontro, si può davvero facilitare sempre di più quella ricerca di un bene comune che poi è il compito fondamentale di chi, come voi, amministra, ma anche di chi, come noi, che siamo a guidare il popolo cristiano, bene comune inteso come bene nella sua pienezza, bene nella fede, bene in Dio, però che ha base sempre indispensabile la pienezza di un'umanità dignitosa, bella e autentica. Grazie dell'attenzione. Se poi qualcuno vorrà anche domandarmi qualcosa, sono pronto a rispondere. Ecco, io passerei agli interventi dei capigruppo, se lo desiderano. Dopodiché tutti i consiglieri che desiderano intervenire sono pregati di farlo. Sì, questo funziona. Allora dicevo, buonasera. Io
Saluto Sua Eminenza, avevo preparato due righe che poi allegherò agli atti del Consiglio Comunale, che vado a leggere. Eminenza, mi preme salutare secondo il ricordo di San Ignazio di Antiochia, che pur se cresciuto in ambiente pagano morì cristiano a Roma nell'anno 107. Lo stesso esortava a che i fedeli aderissero al Vescovo, auguro nella sua alla nostra comunità di poterla seguire nella sua opera di insegnamento, nel suo compito di dispensatore della grazia e del supremo sacerdozio, nonché seguirla nell'esempio di autorità, sacra potestà nel compito del reggere le particolarità, le particolari chiese locali. Aldo Ermellin, lista civica per la gente. Vostra Eccellenza, esprimiamo con sincera franchezza il senso della nostra gratitudine per la gradita presenza in questo Consiglio Comunale e rivolgiamo il nostro più rispettoso e cordiale saluto anche a nome di tutti gli appartenenti alla lista civica per la gente. Tanti di minoranza consiliare. La nostra lista civica è apartitica e svolge la propria attività in maniera libera, scevra da dipendenze ideologiche tipiche dei partiti politici. La nostra azione politica è improntata alla difesa e messa in sicurezza del territorio, alla tutela della gente, in particolare delle persone più indifese e socialmente svantaggiate, nonché al conseguimento della stabilità sociale attraverso lo studio, il lavoro e la valorizzazione delle associazioni del territorio. Il filo conduttore della nostra azione pone la politica al servizio dei cittadini, risultando quindi in piena sintonia con quanto espresso da Papa Giovanni Paolo II in occasione della visita al Parlamento italiano avvenuto nel 2002. Malgrado la bontà dei nostri propositi, nel nostro piccolo siamo costretti a sopportare una sorta di calvario causato da certa stampa locale che, contravvenendo al principio di correttezza di informazione, mistifica la realtà dando vita ad un meschino servaggio politico. In merito alla visita pastorale, crediamo che l'Eccellenza vostra abbia avuto modo di apprezzare in questo territorio la laboriosità delle persone, che mosse dal desiderio di raggiungere una stabilità sociale per sé e per i propri familiari, hanno dato vita a numerose attività o aziende, creando lavoro e offrendo lavoro, nel pieno rispetto del detto «il lavoro nobilita l'uomo». Inoltre, come non ricordare che questo territorio è contraddistinto da un percorso di fede religiosa che affonda le proprie radici nella storia. Basti pensare alla presenza dei monaci certosini sulla collina di Montecchio, laboriosi fautori del miglioramento dei fondi agricoli. Infine, come non ricordare l'alto esempio di fede costituito dalla figura di Santo Baldesca, nativa e patrona di Calcinaia, alla quale sono stati attribuiti numerosi miracoli, anche se crediamo che il suo vero miracolo sia stato l'amore con il quale ha accudito i poveri e i malati, tanto da poter ricondurre la sua nobile figura a quella più recente e conosciuta di Madre Teresa di Calcutta.
in considerazione dei valori religiosi di questo territorio da preservare, auspichiamo nei favori della provvidenza affinché su Calcinaia mandi maggiore saggezza e maggiore equilibrio. Vostra Eccellenza, a conclusione del nostro saluto, desideriamo ringraziare la Signoria vostra anche per le parole di saggezza e di speranza che ci ha pronunciato e che ci vorrà pronunciare. Grazie. Cristian Ristori, in assenza del capogruppo, prendi la parola. Il consigliere Cristian Ristori è anche membro del Consiglio centrale della San Vincenzo de Paoli per le diocesi di Pisa e di San Miniato. Si sente? Eccellenza Reverendissima, come consigliere comunale di questa amministrazione la saluto e le do il benvenuto. La visita pastorale è un prezioso momento di incontro e di confronto tra la Chiesa locale ed il suo pastore, ma anche tra il pastore e le istituzioni civili che governano le realtà in cui le parrocchie si trovano. Come consigliere comunale della lista centrosinistra per Lucia Ciampi, ma al contempo come membro della consulta delle aggregazioni laicali dell'Arcidiocesi e confratello del Consiglio centrale di Pisa della Società di San Vincenzo de Paoli, desidero soffermarmi in questo mio intervento su alcuni aspetti economici e sociali che la realtà delle nostre comunità civili e religiose stanno vivendo. L'Arcidiocesi nel 2013, con l'apertura della Cittadella della Solidarietà nel quartiere pisano del CEP, ha inteso realizzare un'opera di assistenza agli ultimi, che riesca nel suo piccolo a rispondere alle tante, troppe emergenze sociali in aumento. Nel nostro territorio comunale, cresciuto notevolmente di popolazione in quest'ultimo decennio, abbiamo riscontrato di pari passo, e anche a causa della crisi in atto, un incremento delle richieste di aiuto. Associazioni come la San Vincenzo, la Misericordia, la Pubblica Assistenza e la Proassistenza, e chiedo venia se rischio di dimenticarne qualcuna, si danno da fare per sovvenire alle tante richieste, coadiuvate dall'assessorato al sociale, qua rappresentato dall'assessore Mannucci. Come lei sottolinea al capitolo 76 del suo piano pastorale per gli anni 2014-2019, il servizio della carità è inquietante per tutti. Le richieste di aiuto crescono a dismisura, le emergenze sono diventate normalità, i mezzi a disposizione sono sempre più misurati. Non si può rimanere tranquilli anche quando, come servi inutili, avevamo fatto quello che dovevamo fare, perché c'è sempre da chiederci se abbiamo fatto proprio tutto quello che era possibile e se il nostro agire è stato davvero teso al dono più pieno di noi stessi prima che delle nostre cose. Nel nostro comune, in special modo nel capoluogo Calcinaia, due grandi figure esemplari ci provocano, ci svegliano dall'indifferenza e non ci fanno certo dormire sugli allori. Sono due figure luminose, ma scomode, perché hanno dedicato molto del loro tempo e della loro esistenza al servizio degli ultimi. La prima figura, la più lontana nel tempo, poiché vissuta a cavallo tra il XII e il XIII secolo, è Sant'Ubaldesca. Una donna semplice, di umili origini, che dopo aver fatto una scelta di servizio e dedizione totale a Cristo, andò incontro alle necessità dei bisognosi della Pisa del suo tempo. Ubaldesca è nata qui, in questa terra di Calcinaia. In suo onore viene organizzato a maggio un intero mese di festeggiamenti che l'amministrazione comunale, assieme alla deputazione di Sant'Ubaldesca, contribuisce, in mezzo a molte traversie e difficoltà che sono sempre presenti, a portare avanti nel migliore dei modi.
conservando tradizioni che legano il nostro paese a Pisa, suo capoluogo, come ad esempio la regata storica in onore della patrona. Ma la nostra patrona ci ricorda in maniera scomoda che non è stata solo una dispensatrice di miracoli, ma anche e soprattutto una religiosa partecipe alle sofferenze degli altri e che ha tentato, nei limiti di ciò che i tempi permettevano ad una donna, di migliorare la vita dei propri simili. È quello che ancora oggi, qui, noi riuniti in questo Consiglio Comunale, provenienti da diversi partiti, con diverse formazioni ed ideali, cerchiamo di fare, ossia di rendere migliore il nostro territorio, di renderlo vivibile, di cercare di azzerare le povertà a livello locale o quantomeno di far sì che coloro che abitano nel nostro comune abbiano sempre più opportunità di lavoro e di crescita. Le persone che si impegnano in politica, soprattutto a livelli comunali, cercano a loro modo di combattere quella che Papa Francesco, nel suo messaggio per la Quaresima 2015, ha definito la globalizzazione dell'indifferenza. Quel pericoloso adagiarsi che capita quando, cito le parole del Papa, io sto relativamente bene e comodo e mi dimentico di quelli che non stanno bene. Il politico dovrebbe vivere in un certo senso sempre sulle spine, perché non si può abbassare mai la guardia quando abbiamo a che fare con la gestione di un territorio e si deve operare affinché i propri concittadini possano al meglio usufruire di servizi. Si ha l'obbligo di curarsi che tutti, dai figli dei ricchi agli ultimi immigrati arrivati ad abitare qui, possano avere opportunità di crescita e servizi scolastici adeguati ed equi. Il rimando alla scuola non può che farci pensare al nuovo edificio che sta sorgendo a Fornacette, pensato per dare ai bambini della scuola primaria un servizio ancor più efficiente e migliore, un investimento per il futuro e si badi bene non in termini di risorse monetarie ma umane, perché in quella scuola si formeranno gli uomini e le donne di domani, migliore istruzione, miglior cittadini italiani ed europei per il futuro. Di nuovo, il richiamo alla scuola non può che portarci a pensare alla figura di un altro personaggio che esercitò per qualche anno proprio il mestiere del maestro elementare, il servo di Dio Lodovico Coccapani, di cui è in corso la causa di beatificazione. Lodovico, nato a Calcinaia nel 1849 e qui morto nel 1931, è una figura viva e presente nella memoria di molti nostri concittadini. Una figura di laico che, come membro della Società di San Vincenzo de Paoli, di cui fu presidente a livello diocesano per 16 anni, toccò con mano le emergenze della povertà del suo tempo. Tempi non facili, se pensiamo che divenne presidente proprio 100 anni fa, nel periodo in cui l'Italia si apprestava ad entrare nel primo conflitto mondiale. La missione quotidiana di questo personaggio, che ha qualcosa da insegnare anche ai laici e non solo ai credenti, era quella di portarsi direttamente nelle famiglie dei più umili, per ascoltare le loro esigenze. Per questo io credo che come amministrazione non possiamo esimerci dallo stare in ascolto, dal cercare di sentire come nostre le vicissitudini del cittadino. Allo stesso modo, per le parrocchie di Calcinaia e di Fornacette, che essendo comprese nello stesso comune, sono anche per giusta causa state riunite in una sola unità pastorale, auspichiamo in futuro una sempre maggiore collaborazione fra le due entità ecclesiali, affinché diventino delle isole di misericordia in mezzo al mare dell'indifferenza. Isole, scusate la ripetizione, che non devono essere isolate, ma che insieme all'amministrazione comunale potranno in questo modo agire e coordinarsi per agevolare le necessità del nostro territorio. Sappiamo che ella di recente ha visitato tre grandi fabbriche artigianali nel comune di Vientina, laboratori che certamente sono marchi di eccellenza e solide realtà, ma avrà anche notato, mentre stava andando a visitare quelle fabbriche, quanti fondi commerciali siano sfitti, quante attività risultino chiuse o cessate, e dietro a tutta questa desolazione, quante famiglie, anche le più insospettabili all'esterno, abbiano in realtà gravi difficoltà a tirare avanti a causa della perdita o della mancanza di lavoro. Per questo motivo il Comune, di fronte all'emergenza, non è restato indifferente. Mi viene in mente una delle tante iniziative.
quella di poter dotare un'associazione cattolica presente e radicata sul territorio, come la San Vincenzo di Calcinaia, di nuovi ed adeguati spazi per poter svolgere la propria missione. L'attuale nuova sede è dedicata alla memoria di Giuseppe Giovannetti, che è stata inaugurata nell'ottobre 2013. Una collaborazione che in altri tempi, quelli dei tutti rossi o tutti bianchi o tutti neri, sarebbe stata assai ardua, ma che con unità di intenti e con il fine di tentare di risolvere molte delle problematiche sociali del nostro territorio, è stato possibile attuare e realizzare. I frutti delle opere fatte in concordia di intenti stanno dando risultati più che soddisfacenti. Come non richiamarsi alle parole di Giovanni XXIII, che invitava a cercare ciò che unisce piuttosto ciò che divide. Per iniziativa del Comune di Calcinaia, inoltre, l'antica fornace di proprietà fin dal 1764 della famiglia Coccapani e caduta in abbandono intorno agli anni 70 del Novecento, è stata acquistata dall'opera Cardinale Maffi che la possedeva e a cui fu donata dopo la morte di Rosina Coccapani, ultima discendente della famiglia e sorella di Lodovico. Nei suoi locali è sorto il Museo della Ceramica Lodovico Coccapani, che conserva le memorie ed i reperti del vasellame prodotto dall'antico opificio gestito per generazioni dagli avi del Servo di Dio. Il museo non ha solo un ruolo di conservazione dei reperti, ma è anche un centro culturale e di apprendimento didattico, dove le scolaresche possono lavorare e toccare con mano la creta con la quale il vasellame, magari dai loro nonni, veniva un tempo prodotto. Non sono certo intervenuto qui, Eccellenza, per tesserle solo gli elogi dell'amministrazione comunale. Se molto è stato fatto, altro ancora si potrebbe fare, come da lei ricordato nel suo piano pastorale al capitolo dedicato alla comunità ecclesiale e territorio. È questo un periodo in cui sono in forte crisi gli strumenti civici di partecipazione alla gestione della cosa pubblica, così come non possiamo dimenticare la gravissima crisi della politica, proprio perché sono caduti improvvisamente i miti di un progresso inarrestabile e di una società in perenne crescita. Gli enti locali hanno sempre meno fondi a disposizione e se i fondi ci sono, non è possibile utilizzarli pienamente a causa di vincoli e patti di stabilità. Per questo motivo si cerca di fare il possibile con ciò che si ha a disposizione e non senza fatica tutte le formazioni politiche trovano difficoltà a coinvolgere i cittadini nelle loro attività. Come il fondatore della Società di San Vincenzo de Paoli, il beato Federico Ozanam, ripeteva in un suo discorso del 1848, è troppo poco consolare l'indigente giorno dopo giorno, bisogna mettere mano alla radice del male e tramite sagge riforme ridurre le cause della miseria pubblica. Parole attualissime quelle del beato Ozanam. Porre mano alle riforme per risolvere questioni di ingiustizia sociale, per risollevare le sorti delle classi più deboli e dar loro dignità. Ho parlato fino ad ora di problematiche a livello locale, ma se ci guardiamo intorno e accendiamo la televisione o leggiamo i giornali, non possiamo rimanere indifferenti di fronte alle ondate di profughi che stanno cercando di arrivare in Europa, sia via mare che più recentemente dai confini dei paesi orientali dell'Unione Europea. Se l'immigrazione clandestina è un reato, tuttavia non compie un reato chi fugge dalla guerra per mettersi in salvo e ha diritto allo status di rifugiato. Colgo dunque l'occasione di rinnovare alle parrocchie e alle associazioni laiche e cristiane del nostro comune l'invito di Papa Francesco nell'Angelus del 6 settembre scorso ad accogliere almeno una famiglia di rifugiati nel proprio territorio. Già tramite l'ARCI alcuni rifugiati politici si trovano ospiti del nostro comune. Accogliere altre due famiglie ed ospitarle in immobili situati nei nostri paesi sarebbe un grande gesto di carità. Al contempo la loro presenza ci ricorderebbe quotidianamente dei conflitti che a poche migliaia di chilometri stanno uccidendo ogni giorno uomini, donne e bambini innocenti. Termino e la saluto, Eccellenza, con le parole di un sindaco, Giorgio La Pira, che scrisse: «I profeti del nostro tempo sono coloro che hanno protestato contro lo schiacciamento dell'uomo sotto il peso delle leggi economiche e degli apparati tecnici. Sono coloro che hanno rifiutato queste fatalità.
E ancora, la Pira continuava in un altro suo discorso, il pieno adempimento del nostro dovere di cittadini avviene solo quando noi avremo collaborato, direttamente o indirettamente, a dare alla società una struttura giuridica, economica e politica adeguata al comandamento principale della carità. Chiesa e amministrazioni locali su questo campo non possono che trovarsi fraternamente fianco a fianco nel cercare di risolvere oggi più che mai questi problemi. Consiglieri che lo vogliano sono liberi di intervenire, anche i nostri ospiti naturalmente. Don Edoardo, Don Aldo, Don Roberto. Non ci sono interventi? Don Edoardo ci dice due parole. Conosce il nostro Don Edoardo, il nostro, noi ce lo sentiamo come il nostro, Edoardo. L'arcivescovo lo conosce bene. Prego. Vuoi dire qualcosa? Ma per me la parola è soltanto di ringraziare perché mi avete invitato qui nel concetto comunale. E questa è per me una seconda esperienza di essere nel consiglio comunale. Accolgo tutte queste occasioni per informarmi, per istruirmi, anche di aiutare il mio popolo che vive difficilmente. E penso che prendo piuttosto questa occasione, vostra esperienza, per portarla da me. Grazie. Colgo l'occasione di queste parole di Don Edoardo per ricordare alla comunità e ai membri del Consiglio Comunale che sabato 26 di settembre inaugureremo a Fornacette la sede dell'associazione Aiuta Molunga, che è l'associazione che è nata proprio con l'intento di aiutare i concittadini di Edoardo a costruire un pozzo e per costruire il pozzo una strada, perché poi il percorso si è allungato strada facendo, per poter godere di acqua potabile. Quindi sono anni che ormai la nostra amicizia è stretta, l'associazione d'ora in avanti avrà, oltre che ai suoi volontari e ai sostenitori come noi, anche una sede. Quindi siete tutti quanti invitati all'inaugurazione il sabato mattina. Sì, sabato sera poi saluteremo con una cena Don Edoardo, che poi pochi giorni dopo tornerà ai suoi doveri pastorali che deve svolgere appunto in Congo. Se non ci sono interventi, io voglio concludere questo importante incontro con il nostro pastore, mi permette Arcivescovo di chiamarla così, ringraziandola nuovamente e ricordandole fin dall'inizio, dal mio insediamento, il nostro incontro, quello mio e dell'assessore Ceccarelli, che venimmo a chiederle di poter acquisire la Fornace Coccapani con l'area circostante, tutta un'area fortemente degradata da tanto tempo e che è ora ritornata in grande splendore. Inutile che mi ci dilunghi dopo le parole di Christian Ristori.
Credo di dover un ringraziamento a questo proposito per la sua solerzia, per l'impegno profuso affinché questa operazione andasse bene in porto, al dottor Marchetti. Dottor Marchetti, che è stato veramente prezioso, è stato il curatore, credo, dell'opera Cardinale Maffi, che ha permesso di arrivare a raggiungere questo importante risultato. Oggi Calcinaia possiede di nuovo, nella sua completa dignità storica, il suo centro storico, il centro cioè che è stato il cuore del borgo medievale di Vicus Vitri, quindi antico borgo murato che conserva in questa maniera la sua memoria storica con le sue torri, la torre degli Upezzinghi, la torre Mozza e la torre che è praticamente inglobata dentro la fornace Cuccapani. Se questo è stato possibile, quindi c'è stato anche è la riprova del concorso della sinergia degli enti locali, comune, Regione Toscana che in parte ha finanziato il restauro e naturalmente la diocesi di Pisa, l'arcivescovo nella sua persona che si è dichiarato subito disponibile a questa operazione. La collaborazione tra le parrocchie e il comune credo che sia veramente una collaborazione fattiva e oggettiva che è sotto gli occhi di tutti e che passa attraverso opere importanti come la sede della San Vincenzo de Paoli che ricordava il consigliere Ristori, ma anche da attenzioni che possono sembrare di minore entità, quale per esempio la donazione dell'orologio del campanile, che è stata appunto opera di utilità non solamente religiosa ma anche civile, in quanto il nostro campanile offre, oltre alle sue campane, anche la visione dell'ora attraverso l'orologio. Ma voglio ricordare anche l'attenzione per quanto riguarda le risorse, perché nel nostro bilancio comunale noi, e non solamente la nostra amministrazione, ma anche tutte quelle che ci hanno preceduto, destiniamo il 10% degli oneri di urbanizzazione alle parrocchie. La parrocchia di Calcinaia e la parrocchia di Fornacette usufruiscono di questo ingente contributo. Dico ingente perché il bilancio comunale è un bilancio che è sempre più assottigliato nelle risorse e che, nonostante la diminuzione degli introiti, ha mantenuto. Certo, queste risorse sono proporzionali agli investimenti, ovviamente, come si capisce bene, gli oneri di urbanizzazione sono proporzionali alle costruzioni che si fanno e il versamento degli oneri di urbanizzazione è andato calando nel corso degli anni, un po' per la crisi, un po' anche per il nostro intervento attraverso gli strumenti urbanistici con i quali noi abbiamo arrestato una crescita residenziale e di costruzione in generale. Comunque i diritti acquisiti nei precedenti piani regolatori e regolamenti urbanistici e anche ciò che abbiamo consentito col nostro nuovo strumento di regolamento urbanistico consentono ad avere al Comune ancora qualche un po' di oneri di urbanizzazione, il 10% dei quali sono destinati alle parrocchie per le opere che le parrocchie hanno bisogno di fare, naturalmente dietro documentazione, fatturazione, lo sa bene Donaldo che è precisissimo nel venire a sollecitarci.
Quindi, ecco, sembra un argomento venale, che io credo di aver avuto pochissime occasioni di dire, e se non in Consiglio Comunale, quando si parla di bilancio comunale. Colgo invece l'occasione, vista la presenza anche dei cittadini e degli ospiti, per ricordare, ecco, questo impegno che non è dovuto da parte di un'amministrazione comunale, ma è una scelta che l'amministrazione fa. Voglio ricordare, a proposito della collaborazione, anche della messa a disposizione del nostro personale, del mio particolare interessamento, affinché una richiesta dei cittadini, Don Roberto, venisse finalmente accolta. Mi riferisco alla cappella, alla chiesina dei caduti, che si trova proprio qui a Calcinaia, e che i cittadini da tempo richiedevano a Don Roberto che fosse rimessa a disposizione della cittadinanza come, diciamo, come sala del commiato, come viene detto in gergo, vale a dire come luogo dove portare i defunti, specialmente per chi a casa non ha posto a sufficienza. La parrocchia di Calcinaia, nella persona di Don Roberto Fontana, e la Pro Assistenza di Calcinaia hanno stipulato una convenzione preparata dal Comune sotto, diciamo, la mia personale supervisione, e siamo finalmente arrivati a questa firma, che ha messo quindi in campo la condivisione di questo bene con questo fine molto richiesto dai cittadini. Io sono molto grata a Don Roberto della sua disponibilità. Un elemento che ha a che fare con la Chiesa è un elemento che sta molto a cuore a me personalmente, ed è il restauro. Don Roberto, non ne abbiamo mai parlato, e quindi è l'occasione per dirglielo, ma credo che lei lo sappia, della cappella di Santo Stefano in Sardegna. Dunque, questa è una cappella che in realtà sorge su una cappella molto più antica. Mi potrebbe aiutare Christian, che è molto più bravo di me in storia dell'arte, ma precedentemente a questa cappella del Settecento esisteva una cappella medievale, e quindi di proprietà della diocesi di Pisa, che poi fu venduta a famiglie che lavoravano in Sardina, che è una località di Calcinaia confinante con più vicina a Bientina, sì. Questa cappellina era a rischio di crollo, ecco, praticamente se non si interveniva sarebbe andata in malora. Grazie a un'operazione, anche questa legata a oneri di urbanizzazione, siamo riusciti a recuperarla. Sta quindi in questo momento in fase di ristrutturazione sotto la tutela della sovrintendenza, e quindi ritornerà nel suo antico splendore. Anche è la cappella che è stata dedicata successivamente a San Lorenzo, Santo Stefano, come Santo Stefano? Adesso è intitolata a Santo Stefano. Sì? Adesso è intitolata a Santo Stefano, ma prima era intitolata Beato Arcangelo Canepoli, che era un sacerdote dell'ordine dei canonici lateranensi, perché era una chiesa di proprietà del monastero di Nicosia. E quindi, ecco, naturalmente quando finalmente sarà terminata
inviteremo l'Arcivescovo all'inaugurazione. Ecco, voglio ricordare anche, Cristian ha parlato di scuola, voglio ricordare la collaborazione che a livello scolastico è stata sancita tra la FISM, la Federazione delle Scuole Cattoliche, e l'Unione dei Comuni della Valdera, di cui Calcinaia fa parte, e il sindaco delegato alle politiche scolastiche sono io. Questo patto, quindi questo accordo con la FISM, è da considerare un accordo storico, perché le scuole dell'infanzia delle parrocchie, come le nostre due scuole, la scuola dell'infanzia Coccapani e la scuola di Calcinaia e quella dei caduti in guerra di Fornacette, sono entrate a far parte a pieno titolo della rete delle scuole dell'infanzia della Valdera. Questo ha permesso quindi di avere alle le famiglie che mandano i bambini a scuola, anche alle scuole parrocchiali, i buoni servizi, cosa che già avevano i bambini delle scuole comunali. Quindi questa collaborazione è senz'altro produttiva di benefici alle famiglie, quindi è una sinergia che comporta senz'altro una risoluzione per quelli che vengono chiamati appunto i problemi del bene comune. Sulla realtà di Calcinaia già Cristian ha parlato, lei stesso ha detto quello che è sotto i nostri occhi, la realtà sociale del comune di Calcinaia è variegata, è ricca di talenti anche. In particolare, io lo sottolineo sempre, voglio che lei lo sappia, la nostra rete associativa, la grande quantità di volontari, cioè di gente che mette a disposizione il suo tempo per svolgere volontariato. Noi abbiamo 3 associazioni sociosanitarie, 3. Quindi 2 a Fornacette, la Misericordia e la Pubblica Assistenza, 1 a Calcinaia, la Pro Assistenza, che sono andate tutte quante crescendo grazie soprattutto all'attività, alla disponibilità, alla passione che uomini, donne, giovani e meno giovani, spesso persone che hanno finito la loro attività lavorativa e alla fine dedicano la loro vita agli altri, al servizio, perché non ce ne sono altri scopi, e godono del fare questo servizio, del fare bene agli altri. Quindi questo io lo reputo, nella mia esperienza di sindaco, nel contatto che ho con le associazioni tutte, che sono tante, pensi che iscritte al nostro albo sono più una 50. Ma specialmente queste che ho citato, che sono le associazioni che sono più vicine a chi ha bisogno, io credo che siano i maggiori talenti e le maggiori potenzialità del nostro territorio, di cui bisogna andare orgogliosi. Purtroppo la situazione economica è quella che è sotto gli occhi di tutti, una crisi economica mondiale che dal 2008 imperversa globalmente, si è fatta sentire soprattutto presso le classi sociali più deboli, e questo io credo che i parroci lo sappiano bene, e credo che tutti i sindaci come me sappiano cosa vuol dire venire a chiedere la casa, l'aiuto, perché non si hanno i soldi per pagare l'affitto, l'aiuto per pagare le bollette, l'aiuto perché si proroghi uno sfratto, l'aiuto per cercare un lavoro,
La situazione economica è stata ed è ancora molto grave. Spesso la disoccupazione ha colpito non solamente un membro delle famiglie, ma anche più membri delle famiglie. E quindi questo è diventato un fenomeno gravissimo che ha fatto aumentare la povertà. La povertà è aumentata, sono aumentati i bisogni, ma non perché sono aumentati i bisogni futili, bisogni primari. Ecco che appunto l'azione in particolare della San Vincenzo e della Misericordia, per esempio, per quanto riguarda la distribuzione dei pacchi alimentari, per quanto riguarda la distribuzione anche di beni, di altri beni di prima necessità. La nostra amministrazione è un'amministrazione sensibile ai problemi sociali, come potrà capire dalle parole che le sto dicendo. Le nostre stelle polari, il nostro indirizzo per la realizzazione del governo di questo territorio è dettato soprattutto dalla realizzazione dei temi dell'istruzione e del sociale, l'attenzione ai deboli, agli ultimi, e quindi per ultimi intendo i disabili, i giovani, gli anziani e quindi tutti coloro che sono in una condizione di inferiorità, gli indigenti in generale. Noi destiniamo una fetta consistente del nostro bilancio ad aiutare queste categorie in modi diversi. Non solamente con i servizi, ma anche con contributi diretti, con bonus e con assistenza. Christian ha anche accennato al tema dei profughi. I profughi, eccellenza, sono, lei lo sa bene, veramente un evento di portata storica. Da noi in Toscana vige un modello, anzi direi che in Valdera ha cominciato a esistere prima ancora che diventasse modello per la Toscana, e cioè il modello dell'accoglienza e della distribuzione dei profughi diffusa, ben distribuita sul territorio. Noi fin dal 2001 la Valdera accoglie profughi, ma ora, negli ultimi anni e nell'ultimo anno in particolare, l'accoglienza è diventata, diciamo, continua, la richiesta d'accoglienza. I prefetti sono stati allertati ora, a partire da quest'anno, negli anni precedenti si faceva senza che i prefetti fossero allertati, e i profughi arrivavano anche prima, per esempio in Valdera 70, 50, 40, e noi li collocavamo distribuiti nelle varie zone della Valdera, venivano accolti, integrati provvisoriamente e poi proseguivano per il loro cammino, spesso dirigendosi verso nazioni più ricche e più capaci di offrire loro occasioni di lavoro. Comunque sia, il nostro servizio noi lo facevamo. Oggi sono diventati molto di più. Spesso sono impossibilitati a proseguire il loro cammino per motivi diversi. Noi attualmente ospitiamo due gruppi, 12 profughi, 6 a Calcinaia e 6 a Fornacette, che sono ben integrati, seguiti, imparano l'italiano, vogliono andare via appena saranno pronti. Sono tutti giovani, tra i 20 e i 35 anni, e che sono appunto in attesa di essere in condizione di poter trovare
la loro collocazione là dove è legittimo che aspirino ad andare, secondo anche i trattati di Schengen, secondo i diritti dell'uomo. Il mondo è un mondo di tutti, il mondo è diritto di ognuno di andare a vivere dove vuole. Questi ragazzi appunto sono anche nella nostra comunità. Ecco, quindi l'attenzione ai profughi è un'attenzione che noi auspichiamo che sia anche non solo delle autorità civili ma anche delle autorità religiose, perché a chi bussa dobbiamo aprire. Bussate e vi sarà aperto, e bussano in tanti, cerchiamo di accoglierli, cerchiamo appunto di fare ognuno la nostra parte, come appunto anche Papa Francesco dice, e di portare quindi un po' di aiuto a queste persone che fuggono da situazioni drammatiche e tragiche, da guerre devastanti, che preferiscono alla morte sicura una morte incerta, che preferiscono rischiare in mare o attraverso percorsi difficoltosi come quelli che vediamo tutti i giorni, che la televisione ci offre, per la speranza di un futuro migliore. Ecco, con questo auspicio che tutti quanti noi facciamo appunto tesoro di questo invito ad aprire la nostra porta, ognuno, enti, associazioni, privati. Io saluto Sua Eccellenza Monsignor Benotto, sono molto grata di questa sua visita e lo voglio anche ringraziare per la sua sensibilità, la sua vicinanza. Tutti gli anni mi testimonia con la sua lettera di aiuto e di augurio per la buona amministrazione che manda tutti gli anni all'inizio dell'anno, dicevo scolastico, all'inizio dell'anno. Quindi grazie veramente, Eccellenza, io spero che la nostra accoglienza sia stata di suo gradimento. Grazie. Prego. Posso? Che le sollecitazioni sono state tante. Quindi ringrazio tutti coloro che sono intervenuti proprio per questa ricchezza anche di informazioni, perché andare in giro per me è anche rendermi conto di una realtà che non è possibile conoscere in pienezza stando fuori dai contesti. Veniva rammentato l'incontro che ho avuto, ma che continuerà, in varie altre aziende. Sono state 3 del comune di Calcinaia, ma ne ho fatte 6 nel comune di Buti, cioè a Cascina di Buti. E ho visto, lo dicevo prima al sindaco, che queste aziende, oggi è una cosa, è paradossale, ma fa pensare, quelle che funzionano meglio da un punto di vista economico sono quelle che lavorano per il lusso. Cioè per beni che noi nemmeno li sogniamo, e per grazia di Dio nemmeno li sogniamo, che però ovviamente danno lavoro, non dico nomi, ne dico cognomi. In un contesto in cui mi sono trovato, mi sono permesso di dire a chi gestisce l'azienda, dico, a me verrebbe, cioè quando ho visto le cose belle, devo dire belle, fatte bene, che vengono fatte, dico, mi sembra che le richieste alle quali si dà risposta
ho usato questa parola e chi lavora mi ha detto sì, è vero, mi sembrano immorali. Non è che immorali, non dico disoneste, immorali nel senso che si chiedono delle cose che veramente vanno al di là di ogni possibile fantasia, ma sono quelle che poi danno lavoro alla nostra gente. Quindi si pongono anche dei problemi, io direi, di tipo morale, da questo punto di vista. Mentre vedo, ho visto, che aziende che si rivolgono a quella che è una realtà di vita abbastanza diffusa, fanno fatica. Che vuol dire? Che allora bisogna privilegiare sempre di più i ricchi? Qui ci sono problemi strutturali davvero che devono essere tenuti presenti, perché dobbiamo certo salvaguardare l'occupazione, ci mancherebbe altro. Dobbiamo diventare sempre più capaci anche di rispondere alle richieste più impensate, se volete. Però ci fa riflettere su dove sta andando il mondo. Allora, è questa proprio la direzione migliore per far sì che ci sia una crescita di umanità a livello generale? Cioè, guardate, sono interrogativi che io mi pongo. Poi dice, ma che risposta dai? Certamente è la risposta di voler salvare, non salvare capre e cavoli, ma voler salvare l'occupazione, far crescere l'occupazione, perché se non c'è l'occupazione e il lavoro, non c'è nemmeno la dignità poi delle persone. Però dobbiamo porci qualche problema qui a livello di riflessione più ampia, perché non è che per dire a Buti si può risolvere il problema o a Bientina o a Calcinaia, ma nemmeno io posso risolverlo. Però andare in giro e vedere queste cose ti porta a dover riflettere. Allora mi viene in mente anche un'enciclica come quella Laudato Si del Papa, che pone in evidenza tutte queste cose, perché ci sono tutte, e dico, forse a livello un po' più ampio e più alto bisognerebbe ritornare a riflettere sui fondamenti, perché se no finiamo per occuparci degli effetti senza mai andare a toccare le cause. Questo è un discorso ovviamente che va più in là di noi, però è un discorso che credo, se vogliamo contribuire a una crescita comune veramente autentica, bisogna porcelo. Io non posso altro che essere contento di sapere tutta una serie di iniziative che possono e aiutano a una crescita, no? Voi avete un versante di osservazione, io ho un altro versante di osservazione, anche un po' più largo forse, perché come diocesi abbraccio oltre 30 comuni e la diocesi si estende su 3 province diverse, per cui anche varie impostazioni di tipo diverso io le vedo. Tutto il discorso della Valdera per l'accoglienza, l'accoglienza non è cominciata ieri e l'altro. Noi, per dirvi una cosa, in diocesi in questo momento abbiamo la bellezza di 43 unità immobiliari abitative di proprietà ecclesiastica che sono gratuitamente, da anni, non da ieri, da anni, a servizio di chi è senza tetto, senza casa, dove spesso paghiamo tutto, acqua, luce, gas e IMU, sindaco, anche l'IMU paghiamo, di edifici che sono a servizio del bene di tutti, dove noi non ci prendiamo nulla, dove noi paghiamo tutto, anche le tasse. IMU. Dice, non è polemica, io devo ringraziare l'amministrazione di Calcinaia, e lo faccio volentieri, perché è una delle poche amministrazioni che sul versante degli oneri di urbanizzazione ha sempre tenuto fede a questa disponibilità. E di questo ringrazio, perché se anche in questa zona sono state fatte delle opere enormi, tipo la chiesa nuova di Calcinaia, di Fornacette, scusate, e il campanile, pensavo anche
di Calcinaia, perché la bossa nova è anche questa, in qualche modo lo si deve anche in parte alla costanza nella disponibilità da parte dell'amministrazione comunale. Per cui questo ringraziamento non è formale, ma è sentito, perché so quali tipo di problemi altre amministrazioni hanno creato anche alla diocesi, perché quando si è fatta una delibera comunale, si stanziano dei soldi e poi passano 12 anni e questi soldi non c'è verso di venirne a capo. Per cui si creano davvero dei problemi: o non fai la delibera o non stanzi nulla, perlomeno si sa, ma non puoi stanziare dei soldi e fare delle delibere e poi rimandare alle calende greche e ancora non si arriva a capo di nulla, roba di 12 anni fa. Quindi, per dire, problemi poi la diocesi magari anticipa e poi la diocesi si trova nella impossibilità di aiutare chiunque altro, perché le risorse, se sono poche le vostre, le nostre sono meno, sicuramente. Con chiese enormi, c'è stata tutta la storia del tetto di San Francesco a Pisa, è del demanio, non è della chiesa. Il convento è del comune di Pisa, non è della chiesa. E nessuno mai ci ha fatto nulla. Se ci ha fatto qualcosa, ce l'ha fatta la parrocchia. Oppure la chiesa dei Cavalieri, che se non è franata si deve a Donardo Armani, che ha trovato sempre lui i soldi, senza che lo Stato e del demanio ci abbia messo mai un centesimo. Cioè, da dire, anche queste cose, io non ora le dico qui perché mi sembra un ambiente familiare da poterle dire, non ci entro nemmeno, però se io dovessi quantificare quello che anche come Chiesa facciamo a questo punto per lo Stato, perché tanti edifici sono quelli, permettetemi la parola, rubati dopo l'Unità d'Italia, per i quali tutto ciò che c'era è stato venduto dallo Stato, poi bisognerebbe vedere a chi è andato, compresi gli archivi, comprese le biblioteche e comprese le opere d'arte. La Chiesa di San Francesco non ha più un'opera d'arte importante. Alcune l'aveva già rubate Napoleone, se le portate al Louvre, per vedere Giotto bisogna andare al Louvre, a Parigi. Altre se le prese lo Stato unitario e l'ha vendute, o l'ha musealizzate. Per cui, per dire, facciamo, però anche qui la coperta è corta, per cui tante volte non riusciamo a star dietro. Per cui anche il recupero di certe opere, dalla Fornace Coccapani a questa chiesetta lì in Sardina, può essere sempre qualcosa che mantiene un patrimonio di storia, di arte, che la Chiesa però ha sempre cercato di mantenere, perché se andiamo a vedere le opere d'arte più fruibili non sono nei depositi di Palazzo Reale a Pisa, ma sono nelle nostre chiese che sono aperte, salvo dover poi su alcune fare molta attenzione, perché purtroppo non siamo nel centro, come Calcinaia al centro, la porta aperta di chiesa, ma altre chiese, se lasci la porta aperta senza che nessuno ci stia, ti portano via anche il Santissimo, come è successo l'anno scorso in 7 chiese della diocesi di Pisa. Per cui che dici, lascio aperto o chiudo? Cioè, forzato il tabernacolo, portato via il Santissimo. Cioè, 7, non una, 7. Poi con le video che hanno ripreso, hanno permesso di arrestare anche le persone, dove uno di questi disgraziati, dico io, prima di forzare il tabernacolo si è fatto il segno della croce, insomma, ci aveva pensato prima, non è proprio il caso. Ma guardate, ho visto adesso come hanno pronunciato i carabinieri, sembra una barzelletta, no, si è fatto un pezzetto di croce, si è fatto anche una mezza confessione, e poi ha forzato tutto. Ecco. Siamo a questi livelli, e chiudo, e ringrazio di averlo accennato, il tema dell'educazione, il tema della formazione, è fondamentale, perché se non pensiamo davvero a una formazione integrale della persona, e io dico integrale della persona, il rischio è di avere poi una
umanità disadattata e certamente divisa nel profondo di sé, quindi gente che non ha più la capacità di quel senso di unità interiore che ciascuno deve avere se vuole essere una persona, un uomo, una donna, maturi e autenticamente capaci di un servizio al prossimo. Vi ringrazio della vostra attenzione e l'augurio e che il Signore vi accompagni nel vostro cammino e vi benedica. A Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Paolo Benotto, in occasione della visita pastorale, il Comune di Calcinaia offre questa pergamena in ricordo di questo importante incontro. Grazie. E questo è lo stemma di Calcinaia, che spero lei conserverà. Vorrei offrire un segno qui al Comune di un'opera che non si trova in commercio. È un'opera fatta da un nostro prete di Pisa, defunto Vanno Dolfi, che ha raccolto tutta la documentazione che praticamente esistente sui vescovi e gli arcivescovi di Pisa fino a Monsignor Plotti, accennato perché ovviamente era sempre vivo, cioè era sempre arcivescovo di Pisa, e con per ogni vescovo poi la riproduzione dello stemma, quindi ci potete trovare anche notizie anche sul territorio qui della zona. Sono due volumi sugli stemmi e i vescovi e gli arcivescovi. E il terzo volume invece sul palazzo arcivescovile, con tutta una serie anche proprio notizie storiche di fotografie degli ambienti che non sono di solito, almeno per ora, visitabili. Possiamo farlo, perché sarebbe auspicabile. Sicuramente sono ambienti di grosso prestigio. Quindi veramente una bellissima opera, a disposizione di tutti, la metteremo poi in biblioteca, nella nostra biblioteca comunale. Grazie veramente. Sì, voi che siete intervenuti, consiglieri comunali, il Consiglio Comunale è sciolto. Buonasera. Grazie.